Non lo so cosa dica l'ingegner Chiti, so che... Lupus in fabula, come si dice. So che lavora sempre moltissimo per vedere di arrivare anche noi ai livelli degli altri. E infatti le immagini lo danno lì mentre i tecnici stanno cercando di mettere a punto la macchina. Vogliamo un po', ecco, commentare dal vivo un attimino tutto questo trambusto. Siamo in diretta, questo è l'ingegner Chiti, la gente che non lo conosce da... No, c'era senz'altro, perché ormai anche dalle spalle ti riesce a vedere tutta la mole, no? È inconfondibile. Ecco, mi sto piuttosto arrabbiato, mi pare, o no? Ma un po' arrabbiato perché abbiamo avuto dei problemi che di carburazione e infatti... adesso sta cercando di mettere a posto un po' tutto. Ecco, questa apparecchiatura, spieghiamo un po' cos'è? Ma adesso stanno facendo le compressioni al motore e stanno vedendo se tutto è rimasto integro, se tutto va bene. Ecco. La misurazione viene fatta in che modo? Provano la compressione dei cilindri e guardano se le valvole sono a posto tramite strumenti a pressione che verificano effettivamente la compressione. Ecco, quanti motori avete qui? Ne abbiamo, penso, 3. Sono nuovi? Sì, sono motori revisionati, quelli che abbiamo iniziato quest'anno, dove... Ecco, se la telecamera continua a andare, perché una delle cose che la gente non riesce a capire, forse Pierluigi Martini ce l'ho proprio per spiegare in diretta, diciamo così, tutti gli strumenti, perché la gente crede che ci sia poi addirittura il parchimetro, magari crede che ci sia il consumo della benzina, l'olio, ecco, vediamo un po'. Dunque, quello lì bianco che si vede è la pressione turbo. Subito sotto quello nero? È il contagiri, e poi abbiamo pressione olio, e poi abbiamo temperatura acqua e temperatura olio. Diciamo, e temperatura dei cassonetti. Ecco, quel piccolino strumento di sinistra. Poi abbiamo l'accensione, abbiamo il fanalino, abbiamo la regolazione dei freni e poi sulla sinistra, in basso, c'è la regolazione della barra e il cambio sulla destra. Ecco, tanto per dire che magari la gente crede che ci sia il contachilometri e vediamo quanto fate all'ora, insomma, no? No, non interessa la velocità massima. La velocità si fa in base ai giri e calcolabile tramite dei grafici. Quindi abbiamo dato anche una spiegazione di carattere tecnico, abbiamo seduto questa gente nel cockpit, dentro nell'abitacolo della macchina della Minardi di Pierluigi Martini. Non era una battuta dicendo che va più piano degli altri, quindi non era più pericolosa, perché in effetti le velocità più o meno sono sempre quelle, insomma, no? Ma a volte sì, a volte no. E anzi, più pericoloso e più difficoltoso guidare una macchina a questo livello rispetto alle altre che vanno molto più forte, no? Sì. Ecco. Noi salutiamo Pierluigi Martini, che ha voglia di una bella doccia, sta sudando, sta facendo la sauna. È molto caldo qua dentro, poi la tuta fa molto caldo. Ecco, per uno che dice che è caldo, che è appena uscito dall'abitacolo di Formula 1, direi proprio che è il miglior barometro, il miglior termometro della giornata. Grazie per...